18, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.30 in questo istante e oggi parliamo di università. Insomma, l'abbiamo visto nelle settimane scorse, si è parlato spesso del Politecnico proprio in generale, anzi con questa situazione che si è andata a delineare, per cui una scelta del direttore e poi comunque dell'università di fare determinati corsi, portarli nella sua lingua inglese, ha un po' scatenato le proteste fino ad arrivare al Consiglio di Stato, che poi ha detto no, hanno ragione chi protesta, bisogna tornare indietro. La cosa strana verrebbe a dire che per una volta non sono gli studenti a protestare, che di solito siamo abituati a vederli in piazza, ma sono stati i docenti a protestare. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato degli studenti invece per capire meglio cosa è successo all'interno del Politecnico e capire meglio come va la storia, come va la vita appunto all'interno dell'università, una delle università più importanti appunto della regione, forse d'Italia. E allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi. Diamo il benvenuto a Carlo Giovani, del CDA, rappresentante del CDA dell'università, rappresentante di Svolta Studenti, giusto? No, è il contrario. Carlo, giusto? Sì. Ok, Carlo, scusami. Senato accademico. Senato accademico. E invece Alessandro, del CDA dell'università del Politecnico, tutti e due rappresentanti di Svolta Studenti. Sì. Ok, che cos'è Svolta Studenti? Ok, Svolta Studenti è una students union che fa capo al Politecnico di Milano. Ci riferiamo ad un modello inglese di vita universitaria. L'associazione è nata 10 anni fa, nel momento in cui alcuni studenti erano usciti con il progetto Erasmus dalla nazione, erano andati in Inghilterra, in Germania, in altri paesi europei. Tornati a casa hanno visto le differenze principali tra quello che c'era lì e quello che c'era qui. Allora hanno deciso di iniziare a voler importare alcuni tratti particolari della vita universitaria europea e hanno fondato all'inizio un giornale che poi si è trasformato in una candidatura, e negli ultimi anni siamo cresciuti molto all'interno del Politecnico e portiamo i nostri ideali di internazionalizzazione, di vivibilità degli spazi, di borse di studio, di merito all'interno dell'università. Ed è questo gli aspetti peculiari che ci contraddistinguono. Ecco, tu dici appunto di vivere l'università in maniera totale, mi viene da dire, no? Esatto, una visione a 360 gradi che non è solo lezioni, ma è anche sport, è anche attività, conferenze, tutto quello che può dare allo studente qualcosa in più rispetto a qualcun altro. Quelle che oggi ci piace chiamare soft skill, a noi piace molto coltivarle. Ecco, perché viene comunque subito all'occhio quando si vedono appunto le varie testimonianze delle varie università europee, per non parlare poi dei famosi campus americani, di come proprio la vita universitaria è completamente diversa qui in Italia rispetto appunto all'estero. Qua spesso e volentieri, insomma, io prendevo in giro molti dei ragazzi che ad esempio vengono qua a studiare, a fare lo stage qui da noi, che a volte gli dico: ma voi sembra che andate ancora alle medie, a volte dico, con lo zainetto andate a lezione tutti i giorni come se fosse poi finita la lezione a casa a studiare. No? E invece si può fare altro all'università, no? Chiaro. Si può fare tanto, si può fare tanto a livello di attività, si può fare tanto a livello di spazi. Ci sono alcuni studi che dicono che anche un edificio bello può andare a stimolare l'attività di uno studente. Quindi noi ci battiamo molto anche per una struttura interna dell'università che metta lo studente capace di relazionarsi con i suoi compagni, con attività. Quanto è importante questo anche per il futuro dello studente, da dire? Cioè, può aiutare anche poi nel mondo del lavoro una situazione del genere? Nel mondo del lavoro siamo chiamati a relazionarci con tantissime persone di varia provenienza, di varia struttura, di varia provenienza sociale, di varia lingua. Quindi imparare già, allenarci già quasi giocando nel mondo universitario è una questione fondamentale. Allora, hai parlato appunto che nel mondo del lavoro ci si incontra con varie persone, simpatiche o antipatiche che siano, che vicino o lontane da noi, e dicevi anche di varie provenienze linguistiche appunto. Allora, arriviamo alla notizia appunto del mese, diciamo, che vi sta sicuramente sconquassando un po' i piani all'interno dell'università. Il Consiglio di Stato ha dato ragione a quei docenti che avevano fatto ricorso sulla scelta da parte dell'Ateneo di fare dei corsi magistrali, giusto, se poi ditemi se mi correggete, anzi vi chiedo poi di raccontarmi bene tutto l'iter, solo in lingua inglese. Quindi non sarà più possibile fare questo al Politecnico. Dicevo, strano che per una volta non solo gli studenti a protestare, ma anzi gli studenti adesso protesteranno, e se dicevano no, noi eravamo d'accordo con l'Ateneo. Raccontatemi un po' com'è andata la storia, quindi.
Beh, allora, intanto la situazione attuale è di un non, non Mettiamo qua. Prego. diciamo, non abbiamo solo corsi in inglese, abbiamo sia corsi in inglese che corsi in italiano. Ok. Poi la percentuale magari è, diciamo, prevalente verso l'inglese, però comunque ci sono dei corsi in italiano ad oggi. Questo comunque impatterà sicuramente nei prossimi anni, perché ad oggi la situazione è quella che è. E il ministero dovrà fornire delle linee guida su come comportarsi, perché diciamo, la sentenza del Consiglio di Stato e quindi la sentenza del TAR sono delle sentenze amministrative, cioè che danno delle linee guida giuridiche, ma poi manca una linea guida operativa su come poi rapportarci e come agire Anche nello proprio, mi sembra specifico. che proprio manchi anche una linea politica, proprio, cioè di capire da che parte far andare l'istruzione nei nostri punti d'eccellenza, proprio, comunque appunto il Politecnico è una delle eccellenze italiane. Che voi sappiate è l'unico caso al momento che c'è in Italia, o avete già avuto contatti anche con altri magari Di atenei magistrali in sì, inglese? con No, cui ci sono dei problemi? ci sono dei corsi in Moltissime inglese. università a livello italiano offrono un'offerta didattica anche solo e esclusivamente in inglese. Per quanto riguarda il caso della protesta da parte dei professori, il Milano è il primo caso in Italia, Ah, ma ecco. questa sentenza ovviamente e le successive linee guida del Ministero, come diceva prima Carlo, avranno un riscontro su tutto il mondo universitario italiano. Perché secondo voi questa protesta? Nel senso, e soprattutto perché voi invece eravate stra a favore di questa scelta? Allora, come dicevamo prima, anche prima, un valore fondamentale che noi riteniamo che debba esserci nella vita di uno studente è il confronto. Il confronto deve avvenire tra persone di struttura sociale diversa, ma anche persone di lingua diversa, perché persone di lingua diversa vuol dire persone che vengono da diversi paesi del mondo. Oggi noi parliamo molto di internazionalizzazione sul mondo del lavoro, parliamo di imprese che hanno rapporti all'estero, fondamentali per la crescita del paese stesso. Parliamo di internazionalizzazione anche delle linee guida del Ministero. Nel 2010 la legge Gelmini lo poneva come un parametro fondamentale. E quindi tutto quello che noi riteniamo fondamentale è un confronto all'interno dell'aula didattica per poi appunto uscire dall'università con una visione completa del mondo, sapere quali sono i suoi problemi reali, sapere quali sono da risolvere e come sono stati risolti quelli che sono già passati. Il confronto, lo scambio culturale è un aspetto fondamentale anche ad oggi in cui c'è questo clima di magari scambio sempre più necessario per far fronte a problemi anche di tolleranza e l'inclusione sociale è necessaria ad oggi. Detto così, insomma, sembra che non ci siano motivazioni per appunto opporsi a una scelta del genere, e soprattutto verrebbe da dire il Consiglio di Stato mai darà ragione a chi si opponga, e invece è avvenuto. Quali sono state le motivazioni appunto delle sentenze e su che cosa è stato poi possibile appunto dover ribaltare questa situazione? Sì, allora in pratica beh, la situazione nasce da una decisione del Senato accademico del Politecnico alla fine del 2011, inizio 2012, che ha delineato le linee guida per il triennio successivo in cui inseriva anche le magistrali in inglese. Questo ha comportato, diciamo, l'opposizione di alcuni docenti che hanno fatto un ricorso al TAR, TAR Lombardia, per diciamo, opporsi a questa scelta, perché la ritenevano incostituzionale, in quanto la lingua italiana doveva essere la lingua ufficiale e deve essere la lingua ufficiale diciamo, per le attività svolte nel paese e diciamo, probabilmente anche la libertà di insegnamento. Ne è stata addotta tra le cause, adesso non ricordo specificatamente, comunque questi motivi. Il TAR ha dato ragione al ricorso presentato e da questo si è inoltre andati in Corte Costituzionale per la costituzionalità della legge Gelmini, che comunque è stata,
è stata definita costituzionale, quindi questo problema non si è verificato. Infine, adesso con la consulta di Consiglio di Stato, si è data definitivamente ragione alla sentenza del TAR, adducendo le motivazioni valide, evidentemente, presentate dai docenti. Quindi la sentenza del TAR è legittima e lo Stato italiano ha dato questo parere. Ma è davvero così? Cioè, siamo davvero di fronte a una situazione in cui se facessimo passare questi corsi magistrali in inglese non salvaguarderemmo più la lingua italiana? Cioè, questo vi chiedo. Questo non sono d'accordo. Noi abbiamo alle nostre spalle da ragazzi, abbiamo quasi, penso, 20 anni di istruzione, che sia pubblico o privato. Abbiamo 20 anni di istruzione in cui impariamo la cultura italiana, impariamo la letteratura, impariamo il lessico, la grammatica. E quello che ci viene chiesto ora negli ultimi 2 anni di istruzione personale è di imparare ad imparare in un'altra lingua. E quindi non è il valore della cultura italiana, noi dovremmo averlo già appreso negli anni prima. Inoltre qui si parla di un linguaggio, qui si parla di ingegneria, si parla di design e di architettura, in cui il linguaggio tecnico a volte è preponderante. Il linguaggio tecnico oggi ci permette di comunicare con tecnici di altri paesi ed è un modo appunto che noi poi andremo a, è un mondo che noi andremo a incontrare sul posto di lavoro. E quindi questa è l'opportunità che il Politecnico ci sta dando per allenarci a comunicare con persone di un'altra lingua, è solo un modo di comunicare, poi la sostanza rimane quella lì. È particolare appunto vedere come anche nella tua arringa difensiva di questo momento stai veramente difendendo l'università, ed è interessante vedere degli studenti che dicono stiamo dalla parte dell'insegnamento, stiamo dalla parte del fatemi imparare il più possibile e preparatemi il più possibile al mondo che c'è là fuori. L'università è un valore aggiunto che dà alla persona la capacità di avere una mentalità aperta e oggi credo sia fondamentale. Oggi l'istruzione universitaria non è solo, come appunto sono i valori della nostra associazione, non è solo una lezione, è qualcosa che ti dà, che ti forma, che ti permette di stare al mondo. Ecco, prima fuori appunto mi raccontavi, dicevi appunto, ricordiamoci che stiamo parlando di corsi soprattutto di ingegneria e di design, quindi dove la terminologia tecnica in parte è già in inglese, immagino, no? Quindi sì, avete già tantissime parti, anzi spesso vi capita dover poi fare il processo contrario, cioè studiare in realtà su testi di inglese e dover poi tornare all'italiano, e dicevi anzi, se qualcuno mi parlasse di fare un corso di letteratura italiana in inglese, direi no, attenzione, dice qualcosa. Quindi è proprio una voglia vostra di, diciamo, essere più competitivi, mi viene da pensare, no? Sul mondo del lavoro poi. Potremmo definirla una competitività, però noi parliamo di qualità. Di qualità, dice. Che rientra un po' anche appunto nella vostra idea, quindi, di vita di qualità all'interno dell'università, proprio. Esatto. Un esempio di quello che può portare anche il valore dell'internazionalizzazione dentro l'università è un progetto che ad esempio c'è da noi, che si chiama Progetto Buddy, che è stato, forse questa è la terza edizione, non vorrei sbagliarmi, in cui uno studente straniero che arriva nella nostra università viene messo in contatto con uno studente locale per essere il suo punto di riferimento tecnico per quello che può riguardare come funziona la burocrazia o quant'altro, ma poi che diventa uno scambio culturale e personale soprattutto. Specie di tutto. Si chiama Progetto Buddy. Progetto Buddy, interessante. E voi che cosa studiate personalmente, giusto? Entrambi ingegneria civile. Ingegneria civile? Esatto. Ok, avete avuto esperienza anche voi all'estero? Non ancora. Non ancora? Okay. Però questo è il mio primo anno di magistrale, ho vissuto la classe internazionale quest'anno. Abbiamo forse un buon 30% di studenti internazionali in classe e sono davvero un valore aggiunto. Facci sognare, se uno parla di internazionale stiamo parlando di Olimpiadi proprio, cioè abbiamo qualunque nazionalità al mondo, immagino, giusto ormai? Siamo abbastanza variegati, anche per quanto riguarda i continenti di provenienza. Facci qualche esempio, cioè, immagine classica, cinesi. Abbiamo ragazzi europei, indiani. Abbiamo ragazzi che vengono dal Sud America, abbiamo ragazzi che vengono dall'Est Europa, dall'India. E lo chiedo a te, perché tanto sicuramente avrai parlato con loro, come mai scelgono proprio Milano? Scelgono Milano perché è al momento una delle
siamo uno dei panorami internazionali più convenienti anche dal punto, non solo dal punto di vista economico, uh-huh, ma anche dal punto di vista dell'offerta. Il sistema italiano noi lo conosciamo, sappiamo qual è l'impostazione e loro vengono qui proprio per imparare da noi come, qual è la nostra idea di ingegneria, qual è la nostra idea di architettura e di design. Loro apprezzano questo e scelgono questo. E ripeto, anche perché ora al momento Milano è una delle più competitive anche dal punto di vista economico per quanto riguarda, diciamo, qualità prezzo, chiamiamolo così. Sì, io credo comunque cerchino anche l'esperienza italiana, cioè la, l'esperienza Milano, forse non so come definirla. Cioè il brand Italia funziona ancora? Penso di sì. Io vivo personalmente in una casa dello studente, quindi sono. Adesso ci racconti tutto. Apriamo una parte. Casa Vianello, un attimo, così, casa studente, facciamo. Sono a contatto ovviamente, cioè ogni giorno con ragazzi casa studente, quanti siete in questa casa dello studente? Molti, 340. 340? Quanti stranieri? La maggior parte? Sì, più del 50%. Più del 50% sono stranieri che vengono appunto, che scelgono Milano per studiare. Sì. E mi dici appunto, ti sembra, forse molto te l'avano detto anche, che cerchino proprio l'esperienza Milano. Cos'è l'esperienza Milano per loro? Ma credo che vada oltre una buona qualità di corsi universitari, che ovviamente li attraggono, ma credo, cioè, anche la città di Milano, gli spazi, l'Expo che ha funzionato, quindi ha lasciato una buona onda di persone interessate a venire qui. Credo che comunque abbia influito positivamente sull'idea che si ha di questa città nel mondo. E voi studiavate già prima dell'Expo, avete visto proprio un cambiamento? In realtà, cioè, noi siamo arrivati l'anno dell'Expo. Siete l'anno dell'Expo, quindi voi siete arrivati grazie all'Expo per caso nell'anno dell'Expo? Cioè, in realtà io sono arrivato alla fine del 2014, come abbiamo iniziato la nostra esperienza qui a Milano nel 2014. Ah, quindi nel pieno del cambiamento di questa città. Adesso cosa vi auspicate invece per il futuro appunto del Politecnico e di questa scelta comunque che va a impattare molto anche sui vostri corsi di studio? Rispetto a tutti gli argomenti e le tesi che abbiamo sostenuto prima, quello che noi speriamo è che questa sentenza, ovviamente si appella ad una legge e la legge è quella che è scritta al momento, però noi ci auspichiamo che questa sentenza non costituisca una limitazione a quello che può essere il futuro di qualità appunto della nostra università. Ci auspichiamo che non sia una limitazione perché al momento gli atenei non sarebbero neanche in grado di sostenere economicamente un doppione di ogni corso. Gli atenei, non so fino a che punto converrebbe da un punto di vista pedagogico avere una classe in cui si parla solo italiano e una classe in cui si parla solo inglese, sempre per quanto riguarda la discussione di prima sull'integrazione e sullo scambio culturale. Ci auspichiamo che possa essere anche magari uno stimolo per andare a migliorare su altri aspetti che oggi sono stati chiamati in causa. Oggi sono stati chiamati in causa aspetti di magari carenze dello studente che non riesce a comprendere la lezione in inglese, quindi magari allora si può investire prima, si può investire sulle scuole superiori, medie ed elementari, noi oggi lo studiamo obbligatoriamente, quindi magari lì c'è qualche problema da andare a risolvere. Lo possiamo andare a pensare su tantissimi altri aspetti. Quindi in conclusione noi ci auspichiamo che la linea rimanga questa qui e che non ci sia una limitazione, che non sia una perdita di opportunità per delle ragioni che possono rimanere nel giardino personale. Sì, che insomma il Politecnico non perde il suo respiro internazionale, anche perché crediamo, o almeno credo personalmente, che sia una forte attrazione per gli studenti che devono venire qui, per gli studenti, diciamo, le future matricole, perché effettivamente dà qualcosa in più. Non solo stranieri, ma anche italiani. Sì, assolutamente. Ah beh, sicuramente. Sì. Ricordiamo che insomma sono tanti gli studenti appunto che vengono da fuori città anche. Una cosa che volevo chiedervi. Sì. Avete avuto un confronto voi personale diretto anche con alcuni di questi professori che magari protestavano? Adesso com'è la situazione? Cioè, non abbiamo mai avuto un confronto non c'è stato un confronto all'interno del tema. Ancora non c'è stato. Per il momento no, non so se avverrà nel futuro. È stato più interessante andare subito al TAR piuttosto che parlare con gli studenti, mi viene da dire. Quando è iniziata noi non c'eravamo. Sono passati molti anni da quando sono andati al TAR. Comunque forse qualche esponente è negli organi
di Ateneo, no? Però non abbiamo mai parlato di questo. Ok, non c'è mai stato detto, ok, specifico questo. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla nostra fine della nostra puntata. Io davvero vi ringrazio tantissimo e speriamo di dare ancora spazio al Politecnico, anche parlando delle cose belle che fate, insomma, questa idea appunto di vivere l'università. Una cosa che al momento manca, sì. Una cosa è forse una risposta ancora comune da parte di tutti i rappresentanti. Ah. I rettori hanno fatto, di tutta la Lombardia, hanno fatto un comunicato stampa tutti insieme. Io mi auspico che presto riusciremo a fare una cosa del genere anche a livello di rappresentanza politecnica, milanese, magari perché no lombarda. Perfetto, chi ci sta seguendo può insomma sentire il suo appello e seguire, poi mandare il video a chi di dovere, fa arrivare la comunicazione a chi sai tu, che quindi abbiamo capito che deve raccogliere questo appello. Davvero grazie mille ragazzi, complimenti davvero per quello che fate e speriamo appunto di riparlare spesso e volentieri di Politecnico per tutte le cose belle che vengono fatte all'interno del vostro ateneo. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Good morning Milano, torna invece domani mattina ore 12.30 sempre qui in diretta per raccontarvi i fatti principali di Milano, città metropolitana e i suoi protagonisti. Grazie mille, arrivederci e a presto.